e gruppo comunicazione. Allora, facciamo riferimento all'ultimo regolamento che avete, non so se l'avete visto, era pubblicato su Meetup, c'è il link, che è durato dal 13 marzo 2015, dove all'articolo 12 dice: acquisisce il diritto di voto e la possibilità di essere candidato nei ruoli dello staff, escluso organizer, chi ha raggiunto nel proprio profilo il numero di 30 RSVP dalla data di iscrizione, e chi, non avendo raggiunto tale soglia, ha maturato il 15% di RSVP sul calcolo dei meetup dell'ultimo anno solare. Abbiamo fatto un attimo un calcolo e abbiamo fatto circa 224 meetup da febbraio ad oggi, quindi il 15% siamo 33, quindi comunque la soglia dei 30 è quella che deve fare. Qualora l'assemblea lo ritenesse necessario, il voto può essere rimandato su piattaforma online del meetup. Qualora l'ODG del meetup calendarizzato preveda una votazione di modifica del regolamento, sarà necessaria la presenza di almeno 20 iscritti aventi diritto al voto. L'incontro di modifica del regolamento non potrà essere indetto, cioè questo non c'entra niente. La carica di organizer viene rinnovata ogni anno mediante votazione democratica a maggioranza. La carica di organizer può essere ricoperta solo dagli iscritti che abbiano i requisiti elencati al punto 12 ed un'anzianità di iscrizione al meetup di Latina almeno di 2 anni. Allora, l'elezione organizer deve venire un incontro fisico pubblicato con almeno un mese d'anticipo. Non sono ammesse autocandidature. Si intenderà eletto organizer iscritto che, avendo i requisiti, otterrà più preferenze e accenderà tale ruolo. In caso di rinuncia, subentrerà la scalare i candidati più votati. Contestualmente all'elezione dell'organizer, punto 15, si procederà all'elezione di almeno 2 organizer e un numero di assistant organizer deciso durante l'assemblea. I candidati saranno scelti tra gli aventi i requisiti elencati al punto 12 e andranno a costituire lo staff del Meetup Latina. Potranno votare tutti gli iscritti al Meetup Latina aventi i requisiti iscritti al punto 12. In caso di necessità, chiunque potrà proporre l'ampliamento del ruolo di assistant organizer da calendarizzare in un primo meetup pubblico. In caso di dimissione dal ruolo di co-organizer, si procederà alla calendarizzazione di un meetup per la votazione del sostituto. Allora, non potranno far parte dello staff coloro che, pur avendo i requisiti, risultano ancora iscritti a partiti politici o che detengono cariche di sindacati o associazioni con finalità politiche e o a sostegno dei partiti politici o liste civiche che non siano del Movimento 5 Stelle. Non potranno inoltre far parte dello staff eventuali iscritti che siano incorsi in condanne giudiziali, anche in via non definitiva. Stop. Questa è la parte che riguarda l'elezione dello staff. Vogliamo procedere oppure lentiamo anche di questi tipi di gruppo comunicazione? No, facciamo secondo me. E come vogliamo procedere? O votiamo direttamente prima l'organizer e poi lo staff, come abbiamo fatto l'ultima volta, oppure votiamo indifferentemente chi prende più voti del sarà l'organizer e gli altri. Ma ieri c'è requisiti? Allora, qui allora diciamo dell'elenco che dei presenti, chi non ha i requisiti è Adriano Lupi, perché mi pare che c'hai 17, comunque stai sotto i 30. Alessandro Marocco, ma non lo vedo. Emanuele Coletti, sì. Fabrizio Borrello non c'è, si era iscritto, non è. Giorgio Fulla nemmeno c'è. No. Poi Roberto Bertani e Vinicio Sperati. Ce n'è 27, non so, ci rientrano. No, mi sa che c'è 50. Non posso essere eletto, non posso. Non posso neanche votare. Non posso né in prorogazione né anche niente. È previsto il regolamento, prevede questo. Allora,
possono votare anche, sì. Penso, facciamo prima a dire quelli che ci sono anche altri iscritti, per esempio Juan è da poco, è stesso Roberto, non credo che ci abbia tanta vita. Sì, per il voto di organizzazione è 2 anni di iscrizione. Non anche di staff, sia per il voto che per lo staff. No, cioè, lo staff non sono 2 anni di iscrizione. No, dico per il voto, oltre alle persone che elencate, ci sono anche altri iscritti che sono presenti qui stasera che non possono votare. Sì, come ho detto. È elencato anche Roberto Bertani. Sì, 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 sì. Ah, scusa. Solo Luana. Non c'era Luana. Ma neanche segnata, deve essere più uno, ma non si è segnata la verità. Sì, sì. Allora, dobbiamo proporre delle candidature. Io direi prima, durante la settimana mi sono sentito qualcuno che mi ha detto chiaramente, Bernardo, tu hai detto chiaramente che non vorrai far parte dello Stato, ma quindi magari è inutile che uno possa votarti, se hai già detto a priori io non voglio far parte. Quindi, staff organizer, no. Quindi magari teniamo presente questo, non so se c'è qualcun altro. Potete ricordare i compiti. I compiti dell'organizer? Allora devi mantenere. La pace, no. L'organizer ha in più rispetto agli altri alcune funzioni che sono indicate sul meetup, però sono quasi tutte uguali. È quello che veramente c'ha la Gmail dell'organizer, dove abbiamo tutte le comunicazioni, e si deve far carico laddove ci sono da, come abbiamo fatto quando c'è stato il taglio dell'erba o che ne so, il tentativo di unificazione con l'altra meetup, proprio deve un po' coordinare le mail, gli impegni, programmare i meetup, questo è un ruolo amministrativo probabilmente. Infatti ci tenevo anche a precisare che quello mi ero preso degli appunti, che è doveroso appunto ricordare che è presente un nuovo, che il ruolo dello staff non ha nessuna valenza né politica e né di privilegio riguardo gli altri, e abbiamo avuto anche la prova alle elezioni per la lista, dove magari quindi qualcuno dello staff ha preso 1 o 2 voti rispetto ad altri che magari meritavano. Questa è una prova che non è che chi è organizer o chi è fa parte dello staff è privilegiato. Come vogliamo? Allora, intanto carta e penna, così facciamo, sì. Mettiamo quella. Gli eleggibili. Gli eleggibili praticamente sono. Adesso possiamo fare i nomi? Vogliamo fare i nomi dei, sì, presenti? Allora, Bernardo ha detto di no. Allora c'è Bernardo, Michela. Michela? Io no. Vabbè, Giambo. No, l'ho già fatto e non per 2 anni mi può bastare. Pasquale Valzano. Pasqualino. Michele Federici, Angelo Valerio, Luca Davi, io, Fabio Pizzaro non c'è, Alessandra Anna, io no, neanche, Gaetano Bersani, Valeria, io no, perché per un semplice motivo, se posso dirlo, non è una mancanza di volontà, è proprio che con l'orario mio di lavoro, io facendo il pomeriggio, non sono mai reperibile quando invece siete reperibili tutti che avete magari iniziato con il lavoro e siete attivi. Io inizio a lavorare quando voi magari vi liberate, quindi tutte le comunicazioni che mi arrivano io non riesco a gestirle perché fino alle 8 sto a scuola, quindi sarei proprio inoperativa. Allora, Bernardo abbiamo detto no, Michela no, mi ha detto stai segnando tutto. Giambo pure ti sei. Allora, eravamo arrivati a Alessandra Anna, che ha detto no, Valeria, Simona Quinto. No, io no, perché potrei trasferirmi da agosto in un'altra città. Allora, scusa, posso ripetere anch'io, perché è saltato e non ho detto niente. Se... Maggio Valeria non ho detto niente. Sì, no, non ho detto niente, ma pensavo se fosse dopo il dibattito, se posso dire una cosa che non vuole. E io se avete l'idea, maggio la vostra, io non sono assolutamente più 18 parto, ma a parte quello, una proposta a tutti, se siete d'accordo, a coscienza, di cambiare, che si facciano avanti persone che non abbiano mai fatto né organizer né assistente organizer, secondo me è il momento di cambiare completamente rotta, e soprattutto nel settore comunicazione, che ci siano persone nuove e che non hanno mai fatto quel settore, perché secondo me il... Ma questa cosa si può dire anche dopo. Possiamo farlo parlare dopo. Appunto, quello però, il settore comunicazione è molto delicato.
significato è importante. Perché esatto, è importante perché secondo me si quindi ci vuole il gioco del futuro. Ci vuole anche la penna buona e la testa buona, nel senso che. Io ho fatto una cosa per scrivere di cambiare completamente, non avere assolutamente linea ma essere assolutamente democratici, questa è la mia cosa. Quindi che faccio? Ci devo lottare come. No, no, io non sono candidato. Bernardo vuole dire una cosa. Scusa, no, la cosa che hai detto Angelo non ha secondo me senso, perché chi fa parte dello staff non ha un ruolo politico. In più, per quanto riguarda la comunicazione, come sempre balza la cosa, chiunque può scrivere sul nostro sito e il gruppo di comunicazione serve anche per una questione formale, perché purtroppo magari non tutti sono avvezzi a scrivere e a fare, quindi non possiamo permetterci tutte figure con strafalcioni o cose che non vanno bene. Quindi il gruppo di comunicazione è un ruolo assolutamente tecnico. Il gruppo staff non è un ruolo politico, nel senso tu dici bisogna cambiare, ma non sarà il gruppo organizer che cambierà una linea politica, un modo diverso di pensare, sarà il meetup intero, l'organizer non detta la linea politica, e questa è una cosa da puntualizzare. No, scusate, è una cosa da puntualizzare, perché lo sfacelo dei territori è avvenuto nel momento in cui si è data una politicizzazione a questi staff che no, si sono stati fatti. Allora, hai fatto una notificazione, lui ti ha risposto, so, finisce, no, e poi andiamo. Ma parliamo dopo, c'è ragione. Guardiamo dopo, ma io voglio finire però. A lui sì e io no. Perfetto. No, tu hai parlato già. No, scusa, avevo detto che liquidazione parlavamo dopo. Pensavo che avessi. No, perché la cosa è tutta importante. Pensavo che avessi. No, io scusa per me. Ok. Vabbè, finisci tu. No, dicevo. Lo sfacello inizia quando questi staff diventano dei ruoli politici e i meetup diventano fortini da cui dettare le leggi e da cui dettare i compromessi, e quindi lo staff non deve assolutamente veicolare nessun tipo di linea politica. Sarà il meetup intero a stabilire quello che farà da qui al prossimo futuro. Allora, Piero Spadaro. Non c'è, vero? No, Alessandro Marego assente, quindi Dario di Bravacchino. Eccomi. Melania Montalvo. Non c'è. Cinzia. Io no, Cinzia. No. Antonio Sorcoccio. Francesco Serra. Scusa, io no, però vorrei proporre una persona quando si toccherà. Aspetta, non è previsto. Ah, non è vuota. Non esiste. Massimiliano Lavantia. Giuseppe Bottoni. Non ci sta. Massimiliano. Stefano Sandro. Matteo Arena. No, beh, quelli che non ci sono, deve essere, okay. Ci vuole la presenza di Leano, non c'è. Albertina Quirini. Luciano Spadaro. Gennaro Comparone. Io no. No. Luciano non risposto. No. Io sono organizzato, sono attivato, lasciamo quello. Gennaro Comparone. No, adesso no. Daniele Capitò. Se uno è sopra a dire, se no. Silvia c'è. Silvia c'è. Fabio Nardini. Daniele non credo. Sì, non ha detto niente. Silvia non c'è. Rita? No. Cristiano Squadre. Veduria Manni, Vincenzo Berna, Ottavio Cirilli, Gaetano Fulvio, però non so se tu stando già, sei già organizzato di là. No. Tony Coradini non c'è, Giovanni Arinci, Alfonso Granda, Alberto Ottaviani, Giovanni Mancia, Matteo, Manuela Palma non c'è, Fagiano non c'è, Fabio Corrado, Ben
Carlo Bellomo è lì, per esempio. Carlo Bellomo sta già fuori. Sì, devo dire ciò. Quindi quanti sono altri? Ma a me avete saltato, ma non no, Allora, tu. Pasqualino Pisano, Michele Federici, Massimo Lupi, Gaetano Bersani, Dario Berardino, Daniele Camillotto, Antonietta De Luca, Cristiano Noce. No, ho detto no. Hai detto no? No, non t'ho sentito. Scusa. Mi dispiace, mi dispiace. Non lo vedi io prima. Vincenzo Perna, Ottavio Cirilli, basta. Allora adesso vediamo chi è la visione dei due anni. Io e Michele ci siamo. Abbiamo portato la lettera che abbiamo preparato per richiedere la sospensione in autotutela dei lavori di adeguamento del teatro. La lettera che abbiamo portato è quella definitiva, però dovrebbero essere aggiunti i nomi di chi è qui stasera, quindi c'è una griglia, una tabella in cui chi vuole può aggiungere il suo nome e cognome e firmare, e quella sarà... E sta tutto lì sul tavolo della dirigenza. E se volete potete leggere e se condividete sottoscrivete. Vincenzo come organizza non puoi ancora perché si è scritto da luglio 2015. No, vabbè. Si scrive io. Ma che è stato arrestato? Non ce lo faccio, no. Scusate, vogliamo fare per alzare in aula, siamo in tanti, si crea confusione. Sono di anche il nome, a persona. Facciamo il nome. Dimmi. No, vedo che c'è sta... un po' le defezioni dell'ultimo lì, no? E l'intervento di Valeria, io dico che se non si riesce magari a trovare una persona, trovare anche una forma di collaborazione, poi dire se Valeria è occupata come vice, uno c'ha la figura chiaramente, però stabilire, diciamo, in maniera o formale o informale una collaborazione fra chi, perché vedo che ci stanno parecchie defezioni. Vediamo, dai, era un invito del facendo. Non ci facciamo adesso, non facciamo. Facciamo una cosa, adesso rielengo di nuovo. Allora, dobbiamo votare l'ordinanza. Sì, la cosa da Francesco, sì, ma dai. Scusa, non Francesco. Ma non giro, non ti mando la loro. Cosa la bottiglia? La bottiglia non sarà. Ah, ma se la va bene. Questa votazione è particolarmente importante, secondo me, perché deve segnare una nuova via. È particolarmente importante, secondo me, che vengano eletti nello staff degli organizzatori persone nuove. Se ci rimettiamo noi a fare le cose, la strada, cioè una unificazione, che è l'unica possibile, verrà sbarrata.
Per cui nomi vecchi, almeno nello staff. Io ho grande stima per il lavoro che ha fatto Lupi, perché io sinceramente non mi sono neanche mai accorto che era lui l'organizer, perché è stato completamente trasparente rispetto alle azioni del gruppo e delle persone. Se rimettiamo le stesse persone, anche una, a qualche luna alla fine ci andrà, noi non apriamo le porte a nulla di nuovo. Sul momento, sul gruppo comunicazione, ovviamente ci deve andare chi è capace e lì decidete come arrivare. Ma dobbiamo dare una netta sensazione di un cambio di strada. Prima di votare magari, ecco, adesso è il momento in cui magari poi possiamo dire qualcosa, così se Angelo vuole finire di dire quello che voleva dire prima, poi c'è Valeria e dai, potete chiedere per piacere, cioè quali diciamo, no, il diritto di voto, perché Emanuele chiedeva se ce lo poteva. Deve aver raggiunto almeno 30 allora mi può votare. Cioè, praticamente le persone che avete nominato all'inizio che non possono in qualche modo candidarsi, però non mi sembrava che si fosse anche negato, ci fosse anche negato il diritto al voto. Ho specificato anche il voto, te lo ripeto, guarda. Acquisisce il diritto di voto e la possibilità di essere candidato nel ruolo dello staff, escluso Organizer, che è raggiunto nel proprio profilo il numero di 30 verso tutti. Ok. Magari sbagliato, però abbiamo. Si può cambiare un regolamento, quindi sì. Non abbiamo la dirigenza. Ok, allora c'è Valeria. Tu hai detto. Allora io la cosa che ci premevo a dire, secondo me, è fondamentale. Secondo me, sul fatto di organizzare siamo d'accordo, è la piattaforma. La cosa pericolosa è ad sottile, è al limite, è stato quello che secondo me ha scatenato tutte le guerre. Io la vedo in faccia, la vedo così, ed è il gruppo comunicazione, che peraltro l'altro mirato che si è rinnovato ma sono le stesse persone, quindi questo già è gravissimo per lui. Allora, la linea politica la devono fare i tavoli di lavoro, devono fare le persone, come ha detto giustamente Bernardo, però questo deve essere. Quindi per qualsiasi persona che si occupa di comunicazione, un gruppo che sarà minimo di 10, 5, sono di regolamento, non ricordo uno specifico, è fondamentale perché se no si rischia che può, non per cattiveria, può decidere la linea politica. Quindi questo aspetto, secondo me, ho chiesto il rinnovo totale del gruppo comunicazione. Lo chiedo a voi quando voterete, perché sarà l'unico modo per dare un segno di discontinuità e far sì che nel futuro ci sia una nuova forma. Sono d'accordo, sono d'accordo che non è molto per tanto. Sono d'accordo anche che ci deve essere persone capaci poi di saper poi interpretare e scrivere, però deve essere fatto da persone nuove. È fondamentale, un altro miracolo non l'ha fatto e questo gli costerà caro al loro interno. Non facciamo lo stesso errore, vi chiedo veramente di riflesso. Allora, c'è Valeria. Volevo dire che l'organizer è una persona che ha dei requisiti che prevedono l'attivismo e la frequenza del meetup da tempo, come fa a essere una persona nuova. È una persona che ci sta da un certo di tempo, poi, ma che magari non l'abbia già fatto, ma che comunque è una persona che ha un attivismo riconoscibile in quanto 2 anni almeno. Sì. Quindi come fa a essere una persona nuova? Poi secondo me, scusate, il gruppo comunicazione, io capisco. Scusate, però intanto adesso andare a vedere il fallimento di alcune cose nel gruppo di comunicazione dopo quello che è successo e che abbiamo vissuto tutti mi sembra alquanto riduttivo, quantomeno. Che poi nella comunicazione, secondo me, i bracciali più grossi forse li abbiamo fatti individualmente quando ognuno poi se ne esce a coppe, però questo è un altro discorso che non c'entra con il meetup. E per quanto mi riguarda credo che il gruppo comunicazione
l'amministrazione debba comunque sempre veicolare delle cose che arrivano dal meetup. Quindi secondo me io nel gruppo di comunicazione voglio le persone che se la sentano, perché comunque è un impegno, ma che abbiano una capacità di scrittura e di sintesi anche di alcune cose efficace. Quindi penso che quello debba essere il prerequisito. Poi tutto quello che avviene nel gruppo di comunicazione non è autonomo e decide da solo quello che deve uscire all'interno. Per quanto mi riguarda, ho visto anche tante persone che non erano nel gruppo di comunicazione scrivere delle cose e quelle cose poi uscire tranquillamente veicolate dal gruppo di comunicazione, quindi non lo vedo, io non me lo sono mai posto questo problema, adesso lo stiamo dando qua, però ecco, io penso così. C'era... Scusate, ripeti un attimo i nomi. Ho prestato la meta bianca per mi serve lo scritto. Per l'organizer solo, Pasqualino Pisano, Michele Federici, Massimo Lupi, Gaetano Bersani, Dario Liberardino, Daniele Camillotto, Antonietta De Luca, Ottavio Cirilli e Sto. Mentre Vincenzo Perna può essere votato per lo staff e lo faremo dopo. Quindi adesso facciamo solo solo organizer. Avete votato per la serie? Forse qualche volta mi diceva lei non filtrate le cose eccetera. Un'altra cosa, Angelo, questi qua, scusa, non è personale. No, sto dicendo Angelo, ho chiesto scusa a lei. Se Cristian, Giuseppe e la mamma di Cristian, anche se c'hanno delle colpe, ma questi trovano un'altra scusa, se io secondo me trovano un'altra scusa, hanno impugnato questa, perché questa si è presentata. Quelli avevano uno scopo preciso, a prescindere. Signore, a prescindere. Quindi io dico che non sono d'accordo con l'interpretazione di Angelo, perché mi sembra che tutto sommato sia così. Poi se debba rinnovare, anche perché insomma è un bel impegno, pure per loro. Sentivo l'obbligo morale e anche di correttezza intellettuale di precisare queste cose per la mia personalmente. E quindi certo sono convinto che tanto quelli trovano uno scopo, quelli sono infiltrati, ragazzi, io lo ripeto, quelli sono gli infiltrati, quindi trovano un'altra scusa per iniziare un pescato. Dal 0, al 20% chiaramente sarà diventato un pericolo. Nelle amministrative soprattutto, dove ci stanno interessi diretti alle politiche, ai regionali magari ci fai poco, ma nelle amministrative questi stavano apposti così. Ricci ha fatto il suo
Ecco, andate agli scogli di Trento Adenati, ma poi se c'è quello che piace una corda e se non trova il sicomoro, si dice la Bibbia, pure il bianco è il poro che mi piace. Cioè, per dire, no? Quindi voglio dire, rendiamoci conto, perché dire andavano a fare la stessa cosa, sono delle comandanti, sono degli infiltrati, dei guastatori, nell'esempio si chiamano guastatori. Grazie. Potete continuare a parlare nel frattempo? Faccio! Ma non è che serve la commissione elettorale? Posso dire una cosa visto che siamo in stand-by? Visto scusa, che... Emanuele, scusa, tu hai votato? Non ho diritto a votare. L'hai votato? No, no, perché ci troviamo uno in più, capito? Ah, mi hai subito accorpato? No, sto chiedendo chi magari allora scusate se Roberto è meno, vero? Fizzo, se diciamo, sbaglio. No, ci ho pensato, ma poi dopo. Allora no, volevo dire questo, siccome lunedì c'è un incontro del comitato, quello per il referendum, per la raccolta delle firme, e avrei bisogno stasera, se c'è qualcuno che vuole partecipare, che me lo dica, perché l'incontro è programmato, visto che l'ultima volta eravamo in 10, in una sala che contiene 13 persone, quindi se raggiungiamo un numero maggiore, io devo comunicarlo per tempo, perché eventualmente troviamo un'altra soluzione. Quindi siccome il comitato si è già riunito una volta, ci sono venute parecchie persone del Meetup, se c'è interesse per qualcuno di voi di partecipare, come ho visto comunque in qualche insomma, messaggio che ci siamo mandati, se mi ufficializzate la vostra presenza io lo comunico anche all'organizzatrice e se ci troviamo in difficoltà per il luogo troviamo una sede alternativa. Alle 18 e la sede è sopra il Fedra a Norbella, però non entrano tante persone. Quindi se ci sono tante persone io lo devo comunicare. La sede dei Compass. Sicura? Se la sede dei Compass. No, è Ginta. Ah, è Ginta. Credo. Mi sembra un disegno che posso vedere. È Andrea, no. Scusa, diciamo, hai tu votato nel caso? No. No, perché ce ne sono stato uno in più, ho detto magari qualcuno è stato. No, 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 no. È stata Elisa. No, è stata la destra. Guarda, vabbè, dai, facciamo. Allora, come facciamo per alzare i bambini? Se non hanno votato, perché vediamo questo non qui, con suo numero più, ma secondo me c'è cosa di questo, questo è un modello che stiamo facendo. Se c'è un ex equo c'ha ragione, se non c'è l'ex equo c'ha ragione. Esatto. Allora, domina. Sulletto esatto. Ci stava. Ci siamo.
Palmisano. Camillotto. Antonietta De Luca. Bersani. Gaetano. Gaetano Bersani. È la mia, scusa, no, non c'è un pezzo. Scritta male come la mia. Di Berardino. Lupi Massimo. O Maurizio? No, quella. Lupi Massimo. Michele Federici. Palmisano. Bersani. Pisano. Libera. Bersani. Dario. Libera. Bersani. Di Berardino. Pisano Pasqualino. Bersani. Palmisano. Di Berardino. Gaetano Bersani. Lupi, le baludi, Gaetano Bersani, 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 Bersani. Possiamo già aprire. Allora, con 12 voti è eletto organizer Gaetano Bersani. Bene. Dario, un chiuso per carità. Antonietta 1, Michele 1, Ottavio cucchiaio di legno, come si diceva. Ok, vabbè, c'è il ruolo dello staff adesso. Quindi posso fare una proposta indecente? Dimmi. Sì, certo. Perché non esatto. Se tutti organizer. Per le figure di organizer ho visto che stanno funzionando benissimo. C'è qualcuno che è se non ci sono obiezioni e se la cosa può valere per tutti. E il resto delle votazioni le potremmo utilizzare per eleggere, a seconda dei voti che hanno preso, i due co-organizer e i tre dello staff. C'è una cosa però, che nel ruolo dello staff ci rientrerebbe l'incenso. Ok, quindi allora soltanto i co-organizer, i co-organizer potrebbero... Così vediamo i grandi tempo, se va bene. Non ci sono donne, sono fatte due niente, quando stanno? Non ho capito. C'è solo una donna, penso una rappresentanza un po' più femminile, sinceramente.
di prendere quelli che sono stati votati. Ah, quindi dobbiamo riprocedere e prendere la votazione. Era una proposta, ma almeno i organizer. Allora, se va bene la proposta di Gianluca, gli organizer sarebbero Dario con 5 voti e Pasqualino con 4. Si è rialzata di mano, se va bene. No. Se no rifacciamo la votazione. Posso, chi è contrario? Chi è contrario? Ringrazio veramente per la stima. Grazie a te. Devo dire indietro pure quest'anno. No, una cosa, io come co-organizer chiederei il supporto perlomeno per la fase iniziale di Massimo che ha fatto l'organizer adesso, anche perché io comunque sia non l'ho mai fatto, però sicuramente in questa fase iniziale mi sarebbe utile un supporto, una persona che magari come Massimo, che fino adesso comunque sia ci ha lavorato sopra e sa insomma come muoversi, quindi almeno lui secondo me sarebbe meglio che sia co-organizer, perché la differenza rispetto all'assistenza è che il co-organizer ha un pochettino un po' più di poteri e quindi magari mi può aiutare specialmente in questa fase per Massimo. Sì, no, è la cosa che lo devi fare, un po' più di funzioni delle tecniche, se no poi possono essere. Se no fanno ricorso al TAR, con parola già pronta. Se siete d'accordo. Io sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, vabbè, Io rispetterei il voto, scusate. Allora, la tua funzione, secondo me, la può fare tranquillamente anche all'esterno, no? Cioè, si mette come... No, non ha lo stesso pannello. Vabbè, scusa, allora le votazioni le abbiamo fatte a fare. Vabbè, allora, non prendiamo tempo. Prendiamo pure un'altra votazione, perché altrimenti non usciamo chi da stare. Facciamo la votazione. Facciamo la votazione. Scusate, posso fare una domanda tecnica, ma la votazione che facciamo, cioè, facciamo direttamente con organizer e tre assistenti, quindi chi prende di più diventa organizer. Sì. Ok, i primi due diventano co-organizer e gli altri, ma poi abbiamo deciso tre assistant, due quindi ma due co-organizer è meglio dispari cinque infatti una un organizer come è stato come era adesso lo fa un organizer abbiamo nominato quel periodo che abbiamo cercato di fare modificazioni con gli altri, è stato Razzino caricato lui come assist perché doveva coordinarsi con Mascani, però di fatto era solo un operativo. Una domanda tecnica, quante preferenze si possono esprimere? Una sola, come uguale? Cioè dobbiamo una quattro persone, quattro persone si vota o no? Non so, io ho preparato per quattro, abbiamo fatto i quattro nomi che... Ma non insieme, cioè magari posso dire una cosa, organizer e due altri. Scusate, sono la mano alzata da buoni. No, poi i primi due che hanno più punti fanno se organizer. Non sento niente, ora l'altro. Sono spalle. No, devo dire, c'è stato questo, cioè la proposta di Gianluca c'è senso soltanto se... le persone che non si sono date disponibili prima ribadiscono che non sono disponibili neanche per un altro tipo di ruolo, siccome è possibile pure che c'è un ruolo meno pesante, meno esposto, darsi che qualche disponibilità ci sia, io per me preferirei che si rifacesse. Allora, chi prima non ha dato la disponibilità la potrebbe dare come staff, come quando magari Valeria, Luca, e allora bisogna farlo. Vabbè, dai, l'avevo già detto, infatti, avevo visto che c'era una questione, va bene, scusa, Angelo vuole dire una cosa. No. Allora, ma posso dire una cosa? Cioè, abbiamo detto 5 persone? Sì. Quindi saremo a 4. Gli altri 4. Ah, quindi... organizer più 4, 2 conferenze e 2 assistenti. Però aspetta, scusa, io voglio chiedere, ti fa una domanda, ma in regolamento dai dici che devono essere 2 co-organizer. Sì. Gli assistenti quanti devono quanti essere? Quanti ne vuoi? N assistenti. Ok, allora facciamo un... Scusate. Io dicevo per mantenere lo stesso... Esatto. Cioè, la proposta tua è di mantenerli a 5, poi se ci sono altre proposte, cioè di fare 2 co-organizer e 2 assistenti.
Ci sono altre proposte, ci sono altre proposte. Vi leggo il regolamento così. Contestualmente all'elezione dell'organizer si procederà all'elezione di almeno due co-organizer e un numero di assistant organizer deciso durante l'assemblea. Esatto. Quindi dobbiamo decidere gli assi. Lupi ha proposto due co-organizer e due assistant. Questa è la mia proposta. C'è qualcuno che ha un'altra proposta? Vogliamo aumentare il numero degli assistant? Vorrete un numero maggiore di assistant? Secondo me ce lo posso dire. Soltanto quelli che hanno già fatto l'organizer, però si rendono conto della mole di lavoro che c'è. Io l'ho fatto per due anni, esatto. È completamente, guarda, superficiale. Esatto. L'importante è che ci siano. Uno organizer, sì, due organizer, due assist, ma che entrambi, tutti e cinque siano operativi, ma operativi nel senso che metti caso che tu suggerisci un meetup, arriva la terza adesione, quella la devi, ti faccio un esempio tra tanti, quella la devi pubblicare perché da regolamento la terza adesione, se ci sono cinque persone che dormono, c'è un'altra cosa da fare, quella cosa rimane così appesa e non è una mancanza di rispetto per chi propone e per chi vuole partecipare. La proposta di due assistenti, ad esempio, ti sembra ragionevole rispetto al lavoro. A quello che ha detto lui ti aggiungo, quando ho fatto io l'organizer in due anni abbiamo provato ad allargare al massimo gli assistant per cercare di far capire a tutti che appunto il ruolo dello staff non aveva peggio che andare di notte, insomma. Non solo, nessuno ovviamente si applicava, pochissimi applicavano, alla fine era sempre l'organizer o il co-organizer a fare quello che di fatto hanno fatto loro per un anno, quindi il ruolo è tecnico, quindi non è superfluo. Anche il ruolo più importante è quello dell'organizer, che paradossalmente può chiudere la tetta forte. Magari c'è un quando c'è la fa 5 della più sufficiente. Posso dire una cosa, quando ci sei stato tu, se non sbaglio, avevamo fatto i referenti dei tavoli. Sì, si era fatto anche quello. E ogni referente ognuno era autonomo il tavolo pubblicare le bravissima. Cose. Alla fine quello che io l'ho fatto in quel periodo era quello per me che dovevo fare, cioè non è che c'era chissà che cosa, sì, però diciamo un altro momento. Era il nostro momento, però se era voluto insomma. Sì, e comunque tutto può cambiare in corsa, se l'organizer stabilisce che non ce la fa e ha bisogno di assistenza, si fa un'idea e se ne nomina altri 10, 20. Allora, io direi di partire con 2 più 2 e aggiungo una proposta per quella, cioè di un co-organizer lo decido io, cioè decido la persona che comunque sia veramente in una fase iniziale mi può aiutare, se siete d'accordo, perché comunque deve essere una persona operativa, una persona che comunque un minimo di dimestichezza ce l'ha con lo strumento. E siccome mi avete bocciato quella di poter scegliere Massimo come co-organizer, almeno Tu adesso hai detto. Hai dato l'input. Volerà Lupi. No, aspetta, posso aggiungere perché magari è utile. Tranquillo. Sei capito che. Secondo me si potrebbe, siccome giustamente lo diceva Angelo, cioè c'ha senso che si rispetti il voto. Cosa sta parlando? Io invito il gruppo a rispettare il voto. Però siccome mi rendo conto che è una necessità quella che sto scrivendo Gaetano. E per quale motivo, cioè Massimo ti vuole cercare a livello informale? C'è un regolamento? Non possiamo decidere. No, sì, ma scusa, mi senti per parlare? Perché dopo che aspetto 3 ore dico, non c'è regolamento, quindi non si può cambiare. E non possiamo decidere qui di modificare questa cosa in modo che Massimo informalmente possa dare una mano a Gaetano? Che significa che Massimo ci avrà davanti perché Alessandrana diceva che cambia il panel a cui accede, no? La persona che viene votata formalmente sta davanti al panel, ma in un primo periodo lo stesso panel lo può vedere anche Massimo. Sì, però è più. No, posso dire una cosa, per l'assemblea non convocata cambiamo il regolamento per fare un'elezione. Esatto. Sembra che votiamo, se tu concordi con la proposta di Gaetano, vuol dire quando voti mi interessa. Dai, però Massimo però. Sì,
ecco, allora praticamente rimangono, quindi Pasqualino, Michele, io, Dario, Ottavio, Daniele Camillotto, Antonietta, Pasquale Guarnisano, si è aggiunto Vincenzo Perna e Luca Davide, la donna disponibilità. Di quelli che si sono chiamati fuori, tu, Tony, qualcuno, nessuno, nessun altro. Cristiano, neanche tu, Gennaro, nessuno. Albertina. Sei disponibile? Sì. C'è qualcun altro che non è stato chiamato, che... Quanti urli sono, E Albertina, quattro. E qui sono cinque righe, ma sono quattro. Quindi i primi due sono quattro. No, non è che i primi due sono ti apprende più per diventare poi quindi dobbiamo organico. Quattro nomi. Sì, sono sì, son quattro nomi, perché io ho fatto preferenza la tabella da dipende i nomi così io faccio girare i nomi così Pasquale Palmisano Pasqualino Pisano Michele Federici Luca Davi Massimo Lupi Dario Di Berardino Albertina Guirini Daniele Camillotto Antonietta De Luca Vincenzo Perna Ottavio Cirilli io ma spero che magari qualcuno dobbiamo saltare grazie a te.
tutte scoglie. Io ho messo quella, due mi due.
Quinto. Ma Simona non c'è la parella in questo. Infatti quello è Pasquale, non lo dico io. Simona Quinto, segno. Quinto Panbisano. Non c'è. Ti metto nel. Dovresti essere giocato. Albertina. Dario Di Bernardino. Michele F. Antonietta. Massimo Lupi, Camillotto, sempre con due R, Di Bernardino, Albertinaus, non è sempre lento, Albertinaus, Lupi, Palmisano, Albertina, Antonietta. De Luca, Quirini, Pisano, Federici. Dario, Perna, Pasqualino Pisano, Albertina. Daniele Camillotto, Albertina, Pasquale, Palmisano, Massimo. Lupi Massimo, Pasqualino Pisano, Palmisano Pasquale e Albertino. Dario Di Bernardino, Vincenzo Perna. Dario Di era scritto su due voci. Quindi Dario Di Bernardino, Vincenzo Perna, Albertina, Michele Federici. Lupi, De Luca, Albertina e Pasquale Palmisano. Massimo Lupi, Dario Di Bernardino, Camillotto e Albertina. Più piano? Sì. Massimo Lupi, Dario Di Bernardino, Pasqualino Pisano e Pasquale Palmisano. Perna Vincenzo, Albertina, Antonietta De Luca e Daniele Camillotto. Lupi, Di Bernardino, De Luca, Perna, Camillotto, Quirini, Lupi, Pisano. Pasqualino Pisano, Vincenzo Perna, Albertina Quirini e Antonietta De Luca. Ah, non lo stai perdendo Pasqualino. Albertina, Dario Di Bernardino, Davide Camillotto, Cirio Ottavio. Pisano, Di Bernardino, Luca Davi, Camillotto. Lupi, Camillotto, De Luca, Pisano. Palmisano, Perna, Lupi, Pisano. Albertina, Antonietta, Daniele Camillotto, Dario Di Bernardino. Lupi, Davi, Di Bernardino, Quirini. Lupi, Quirini, Camillotto, Di Bernardino. Michele Federici, Pasqualino Pisano, Massimo Lupi, Vincenzo Perna. Quindi? Sì. Mm.
Allora, risultano i più votati Albertina con 20 preferenze, io con 17, seguono Dario con 14 e Pasqualino con 12. Poi c'è Antonietta e Pasquale con 12. Luca con 3, Ottavio con 3. Proporre che se servono altri si faccia vedere a questa graduatoria già eventualmente se dovessero venire altri a senza dover fare votazioni, siete d'accordo? Sì, sì. Ma registrare un conto, quindi. C'è un elenco, no? Quindi sì, se sì. Serve un altro, entro un altro, ci sta la graduatoria, si prende da lì. Quando ho fatto la categoria, Vabbè, ma è così proprio, no? Sì, anche l'anno scorso. L'anno scorso ha annunciato l'incarico di organico di Michela e lui è slittato per quello. È proprio una prassi, chiamiamolo. Poi un corso tutto trasparente. Io ho finito. Grazie. Passiamo al gruppo di comunicazione, sì. Comunque c'è qualche osservazione no, fatta. No, niente. Il cambio dovesse servire una persona aggiuntiva come assistente, bisogna fare un nuovo incontro. No, abbiamo appena detto che. Ma quello è il caso di missioni, ovviamente entra il primo. Ah, in caso di. Il caso in cui dovesse essere necessario aggiungere un nuovo elemento. Il regolamento prevede sì, un nuovo incontro. Allora, lo staff è composto da Gaetano come organizer, Albertina e io come organizer, e Pasqualino e Dario come assistant. Riguardo l'ampliamento, al punto 15 del regolamento dice questo, che in caso di necessità chiunque potrà proporre l'ampliamento del ruolo di assistant da caratterizzare in un primo meetup utile. Quindi se proporre l'ampliamento se non un meetup e si nomina scusate, non possiamo proporre adesso l'ampliamento se serve usando questa Scusate, c'è un exequo che c'è sfuggito. Pasqualino e Daniele sono tutti e due a 12 punti. 12 punti. Tutti e due, no, ma aspetta, scusa, diciamo noi. Allora siamo tre assi. Se non c'è nulla in contrario, c'è un contrario. Così andiamo avanti. C'è un exequo che sarebbe Pasqualino e Daniele Camillotto. Allora o dobbiamo fare la scelta di due, allarghiamo lo staff, gli assist invece di due saranno tre, come di fatto erano adesso, perché Gaetano fu inserito per ovvi motivi di guarda che rimangono. Dopo la contraria questa idea? No, appunto. Quindi pure Camillotto. No, appena tornato, l'americano. Grande californiano, Grazie.
Dai, facciamo su. Dai, a quanto stabilito dal regolamento pubblicato alle seguenti pagine che adesso vi che disciplina i relativi ambiti di manovra. Eventuali abusi compiuti dai membri del gruppo comunicazione verranno perseguiti dallo staff mediante la rimozione del profilo e eventuale denuncia all'autorità giudiziaria. In caso di decadenza del gruppo comunicazione, in 2 giorni verrà calendarizzato un meetup in cui al primo punto l'OTG verrà posta l'elezione dei nuovi componenti del gruppo comunicazione. Adesso, qui non cita limiti di possibilità di voto, quindi non sono previsti requisiti. No, vale requisito basico, cioè l'iscritto che ho sbaglio 6 mesi, a me che non è stato tolto con un regolamento. No. E allora posso, se lo tolgo male. Vabbè, quindi... Posso, allora, da quello che sembra, diciamo, da quello che... Il regolamento non dà limiti totalmente valenti ai diritti al voto. Quindi possono votare tutti presenti. Può votare pure Roberto, dove sta Roberto? Allora, chi è che si sente... Aspetta, scusa, Talbot ha fatto una domanda, dice dobbiamo verificare i requisiti del gruppo comunicazione. Vediamo se nel regolamento... Adesso vediamo il regolamento. Non ci sono dei requisiti. Allora. Almeno 7 in italiano. Composto senza nazionalisti. Sì, inizialmente. Devo portare la pagina qua. Perché se no. C'è una certificazione. Dispari devono essere. Se poi le 3 a 25. 25 congiuntivo. Meno sono è meglio. Allora, anche per quanto riguarda i requisiti, non ci sono requisiti elencati. Allora, sono riportati i compiti.
so se vi ricordate. Hai ricordato i compiti, quanto piace per caso. In caso di pubblicazione sul sito di atto, azione, denuncia di natura istituzionale, riconducibile ad un portavoce o consigliere eletto di regione o Parlamento, il gruppo comunicazione provvederà a copia e incolla sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle e invio alla stampa se non, ha già effettuato da, se non è stato già effettuato da relativi collaboratori parlamentari, e questo non c'è sta più. No, però questo. Allora, in caso di pubblicazione sul sito di un posto redatto da un tavolo di lavoro del Meetup tramite referente o delegato, il gruppo comunicazione provvederà alla copia e incolla sulla pagina Facebook e invio alla stampa dopo un'eventuale correzione in bozza o sintesi, che tuttavia non dovrà snaturare nel senso generale di quanto riportato dal tavolo di lavoro. In caso di pubblicazione sul sito di un post personale di un simpatizzante, attivista o portavoce, il gruppo comunicazione, verificata la rilevanza civica o politica del post, provvederà al copia e incolla sulla pagina Facebook del Meetup e invio alla stampa dopo un'eventuale correzione di bozza o sintesi, che tuttavia non dovrà snaturare nel senso generale di quanto scritto. Ogni decisione in merito alle azioni sopra riportate dovrà essere presa obbligatoriamente a maggioranza relativa del gruppo comunicazione. Raggiunta la maggioranza, si potrà procedere a quanto stabilito dalla stessa. A riguardo, per consentire un coordinamento orizzontale tra i compiti del gruppo, verrà aperta una pagina Facebook finalizzata alla relativa discussione e votazione. Un'organizzazione interna. Allora, fin quando no, questo qua è da Mazzani. Allora, fin quando non sarà creato, non sarà creata pure di una operazione un account di posta elettronica specifico, gli articoli comunicati verranno veicolati agli organi di stampa utilizzando l'email. No, questa non c'è più, diciamo che buono. Quella è la procedura per veicolare gli articoli, sì, ogni gruppo si organizza in modo adesso autonomo. Esatto. Allora. Niente. Pasqualino, comunque niente. Se volete, nel senso. Sì, poi sei. Se dal momento l'abbiamo fatto per un anno, eppure quello lì. Allora, praticamente, come funziona? Funziona che il gruppo comunicazione non è che scrive solo lui, assolutamente. Qui tutti possono scrivere. No, vorrei ribadirlo, sì, perché sì. Purtroppo, avendo esperienze non proprio positive di altre realtà, posso capire che la comunicazione forse viene vista un po' come un modo per imprimere la propria linea politica, però non è stato mai così, perché tutti hanno avuto la possibilità di scrivere e anche di fare altre cose. Per esempio, abbiamo un esempio di Roberto Bertani, che trovo da pochissimo, che lui è un grafico, è una persona che ha delle competenze, e quindi non è che lui ha detto dal momento che non fai parte della comunicazione non fai assolutamente, fa molto di più di persone che magari stanno dentro gruppo comunicazione. Quindi c'è la massima elasticità e la massima apertura. I comunicati stampa noi non li abbiamo più mandati, perché siamo riusciti negli anni a costruire un sito e una pagina Facebook che ormai ha una sua credibilità, e quindi non c'è proprio bisogno che li mandiamo niente. Al massimo c'è qualche tag a qualche giornalista, a qualche giornale, così, ma non serve neanche. E quindi ci tenevo a dire queste cose, che anche per rispondere a Angelo, che capisco le tue preoccupazioni, ma qui il gruppo comunicazione non ha mai detto nessuna linea politica. Peraltro ci tengo anche a dire che ha fatto anche degli studi, delle inchieste, delle cose che comunque hanno permesso una conoscenza maggiore del gruppo Meetup 256 e compagnia cantante. Un po' replicare un attimo, Angelo? Vai. Sì, no, io per chiarire, perché sennò sembra, come tu ci dici, poi sembra che stavo demonizzando il gruppo comunicazione, assolutamente no, il gruppo comunicazione ha lavorato benissimo, in maniera trasparente e correttamente. Il problema è stato un altro, è stato nei momenti topici, quando c'è stata l'elezione dei portavoce, e ci fu il comunicato di Ricci. Ci sono stati accordi fatti esternamente, poi di disaccordi, una cosa ambigua che non si è mai capita. Allora, prima si contro Ricci, poi a favore, poi di nuovo contro. Allora, questa è una cosa gravissima, è stata una cosa grave, perché lì ha creato un presupposto, secondo me, di ambiguità tale che ha spaccato il gruppo. Tra le varie cose è stato anche quello un esempio di spaccato il gruppo. Allora, quindi il ruolo è delicato, fondamentale, lo dico veramente per noi, non dico per me stesso che dedicavo a cosa, perché
c'è niente da dire, ho lavorato benissimo, però in momenti dopo ci sono state queste creature, quindi chi ne farà parte ha un ruolo politico dedicato. Allora io voglio fare una proposta, se siete d'accordo. Un conto sono le attività dei tavoli, e quelle va bene, non c'è problema. Ma quando si farà un'azione politica, è successo sul caso dei Christian and Company, che cortesemente si indica il meetup e si discuta nel meetup, perché sennò si possono verificare momenti chiave delle fratture che diventano dirompenti. Questa è la mia percezione, lo dico veramente per migliorare anche dall'esperienza del passato quello che è avvenuto. Cioè, quando ci sarà c'è da fare un'uscita politica, quindi talmente importante, di convocare comunque il meetup a un meetup appositamente e discutere. In modo tale che comunque ci sarà la massima trasparenza e a quel punto lì non ci sarà nessun responsabile, perché, ma questo lo dico anche per Bernardo, che alla fine poverino è stato sovraesposto e mi dispiace, cioè quindi ci sono delle situazioni che alla fine non possono essere, è chiaro, ma quello che succederà, si sarà di volta in volta, però fare in modo che comunque la responsabilità ci prendiamo tutti quanti insieme, di quello che vi andiamo a dire, ripeto, i momenti topici, ecco questo volevo puntualizzare, non era assolutamente una polemica con il gruppo, che l'ha guardato benissimo, ci manca. Però posso fare, c'erano stati degli attacchi, io se ne risponde subito però, e quindi ha fatto bene per tanto per l'occasione di rispondere, estivamente secondo me pure bello. Okay. Scusate, chi sta sparando? Ho fatto parte di tutti e due i gruppi di comunicazione. Allora, scusami, ma non ho proprio capito se quello che tu hai detto per me è un amica e quello. Lo dico molto chiaramente, tutto. Non si è capito, il tuo intervento è stato sconclusionato e non ha fatto capire dove vuoi arrivare. Questo lo dico chiaramente, onestamente, e te lo dico in faccia. Il gruppo comunicazione non ha mai avuto margini di manovra, se non all'interno di quei paletti che ha letto prima lui. E l'unico che ha violato questi paletti è stato proprio Francesco Ricci. E cosa tu dici? Non stiamo dicendo la stessa cosa. E il casino è scoppiato, si è messo in coda a tutte le vicende che hanno purtroppo segnato questo meetup dalle dimissioni delle portavoce a voi. Quindi Piero Dombale, andiamo avanti. Però scusami, questi però, sono i fatti. Se si faceva un meetup, il meetup, quello che, per cui io ho rivendicato, fu fatto. Il comunicato era andato. Il meetup si sarebbe dovuto fare proprio in quella sede, in quel momento, quando è stato veicolato una. Ma stiamo parlando di preistoria, quindi andiamo avanti. Ma ha diviso il meetup e si è diviso. Scusate, però, Angelo Valerio ha fatto una proposta, ok. L'abbiamo immagazzinata questa proposta, ok. Poi ha fatto anche a ampliarlo, sì, okay. Però non ha detto, e ha anche in ballo anche la rispettabilità e il lavoro che si è fatto. Il mazzo di persone che si sono dedicate con fatica. No, io ho la responsabilità di uscire, no, a lui, Al di là di questo, poi ognuno la sa, la storia la conosce, e se non la conosce ci sono le prove, ci sono i video, quindi io non voglio, io ti dico semplicemente che comunicazione ha le immagini ben delimitate. Mi auguro che quelli che adesso si presteranno a farlo si rendono conto che è un onere e un onore, ma che deve essere fatto seriamente, punto. Allora, il regolamento dice anche che eventuali abusi commessi da questa comunicazione verranno, diciamo, l'organizer provvederà a prendere i provvedimenti. Quindi comunque c'è lo staff, nel senso lo staff di comunicazione, se sbaglia ci sarà chi, comunque c'è il controllo del meetup, c'è il controllo del staff. Cioè, scusami, ragazzi, io adesso non voglio, non sono il tipo che sia vincente, ma voi non vi rendete conto, chi non ha mai fatto parte del comune, non vi rendete conto della fatica che c'è dietro, del tempo che le persone che si sono dedicate alla comunicazione hanno dovuto dedicare. Quindi ecco perché mi sento particolarmente sensibile su questo argomento. Ce l'abbiamo rispetto, No, non è così di rispetto, è una cosa che una città. No, è che non incontro le stesse cose, io spero che adesso non gruppo. Quindi chi si propone al gruppo di comunicazione?
ci sono, se ci sono più di 5 come previsto si dovrà fare una votazione. Possiamo leggere da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, quindi non ci sono paletti, nel senso che chiunque può far parte del gruppo comunicazione, tutti possono votare i candidati. Volontà, e chiunque si può chiedere di far parte del gruppo anche dopo, cioè, è sempre aperto. E comunque chiunque può scrivere un articolo. Bravissimo, bravissimo. È stato appena detto. Secondo solo. No, vogliamo decidere il numero di persone. Sì, infatti, i componenti, perché prima quanti eravate? 3? Adesso saranno 3 attualmente, giusto? Vabbè, vediamo quanti sono. Adesso vediamo quanti se ne cambiano. Poi se ne cambiano 7, poi ci diamo dopo. No, diciamo prima, che ne sono 3, 5, decidere. Allora, c'è una visto che non c'è un vincolo preciso sul regolamento, sul numero, possiamo anche decidere di fissare prima il numero dei componenti dello staff di direzione. E c'è stata la proposta di Gaetano che dice di determinarlo già a priori per evitare magari che comunque ci sia una votazione. Mi pare che sia preferibile a vista, di quanto ho capito. Allora, siete favorevoli a 3, 5, 7. Siete favorevoli a fissare questo numero prima della votazione? Sì. A favore. Adesso, scusa, vorrei dire che chi poi fa parte deve essere disposto anche a fare delle cose in instant, cioè nel senso che poi ci sa. Quindi se uno scusate perché allora, è quello che ho detto prima, allora esistono dei tempi della comunicazione che non sono i tempi delle nostre vite, sono tempi molto più veloci. Quindi chi vuole fare il gruppo di deve essere avere contezza, scusate, che magari una mattina si sveglia e deve rispondere anche alle 7 del mattino, alle 8 del mattino. Quindi chi non ha questa possibilità, perché magari non lavora col computer o ha altri problemi, cioè la valuti bene, perché sennò poi lascia un gruppo di azione con 3 persone in cui solo una persona fa una cosa, gli altri due non possono, non per menefreghismo, perché non hanno tempo. E quindi bisogna avere la capacità di essere reattivi in alcune occasioni, quindi è importante che uno valuti anche perché, e questo scusami implica un consiglio, implica anche la lettura quotidiana, esatto, dei quotidiani locali, esatto, perché se esce qualche cosa che richiede una tempestiva risposta, uno deve essere anche documentato, deve studiarsi la tensioncina, quindi è meglio che non si propone perché e poi deve sentire il telefono altri gruppi. Esatto, senza contare anche che noi ormai, a parte che è un sito seguito, quindi bisogna stare attenti a non incorrere in reati in diffamazioni, calunnie e robe del genere, cioè, è una cosa abbastanza delicata. Se no Dio 500 euro. Vabbè, quindi allora, adesso c'è quindi Bernardo, Gianluca, chi Roberto Bertani, chi si propone per il gruppo spiegazione? Adriano. Professore. Adriano? No. Antonietta? Tu facevi parte prima. No, Massimo, io non mi propongo quest'anno. Non faccio ho capito. Io ho fatto parte del penultimo, ma diciamo mi riservo di scrivere, diciamo, liberamente, senza prendere eventualmente l'impegno, perché la mattina sto a scuola. Chi c'era? Non posso garantire il tempo reale. Ci sono altri volontari. Altri volontari? Chi sono? Aspetta, sono tu. Roberto e Cino. Non abbiamo fissato il numero. Ragazzi, fissiamo il numero. Fissiamo il numero, 3. No, io dovrei fissare 5, però. No, allora, scusate, il numero deve essere totalmente dispari, giusto? Sì. Allora, chi vota per 3? Io. Dello staff, componenti 3. Chi è che vota per 3? Io vado 5. Ok, passa 3. Passa 3. Allora, 3. Ci sono altri volontari per il gruppo comunicazione? Andrea? Io non sono iscritto. Come non sei iscritto? Ti scriviamo subito. No, lui è il nostro biografo. Storici.
Scusa, più comunque realizzare sta posizione. Io sono uno di quelli che ha potuto scrivere sul vostro sito senza problemi. Gaetano? No. Vincenzo, niente. Rita, che se piace scrivere. Basta? C'è Andrea Zuccaro. Andrea Zuccaro, prese Michela, però non so se è contro il suo sanitario. C'è anche Michela. Allora, quindi, io sono. No, 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 non si muta, si muta. Volevo dire che Andrea Zuccaro, che non, però credo non sia il regolamento, lui è, faceva parte del gruppo, lui tra l'altro è pure un giornalista, e aveva chiesto di poter ricandidarsi, però non so se c'è la possibilità. Quindi non è previsto. Non è specificato se sono i presenti o anche o chi è fuori, non lo so. Allora, facciamo un attimo un app e includerlo. Se è aperto, aggiungiamo un del zucchero, aggiungiamo la miela. Allora, rivediamo i nomi? Angelo, tu? No, io non ci sto. Allora c'è Bernardo, Roberto Bertani, Cico, Michela e Andrea Zuccaro, sono 5. Allora, possiamo votare per 3. Abbiamo detto che si deve votare, deve essere composto da 3, quindi allora, per Bernardo facciamo alzare di mano, posso fare la proposta? Sì, sono 5, perché non si fanno tutti e 5? Perché prima avevamo votato le 3. Allora ricominciamo, chi è per 3? Chi è per 3? Chi è per 5? Michela e Andrea. La testa è finita, andata un bacio. La legge, la prima legge.